Buona la prima per l'Atletico Oristano nella Serie C nazionale di calcio femminile. L'11 guidato da Mauro Soru ha superato per 2-1 il Padova grazie alla doppietta messa a segno da Maura Mattana. Il primo gol è arrivato al 28esimo del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la capitana oristanese ha superato l'estremo veneto con un destro sul primo palo. Nella ripresa arriva il raddoppio ancora con Mattana che trasforma impeccabilmente un calcio di rigore. Il gol della bandiera del Padova arriva al 90esimo con Fabruccio che realizza da pochi passi. Questa partita, questa prima partita del campionato era importante, un giro di boa importante. Ci serve per creare entusiasmo, fiducia, la squadra ha dimostrato di esserci, qualche distrazione, ma alla fine la squadra ha dimostrato che vale questo campionato. Una vittoria che dà morale, che ci consente di proseguire gli allenamenti in serenità per migliorare. È solo l'inizio, vediamo un po' nel seguito se riusciremo a confermarci su questi livelli, perlomeno come risultato, e anche la prestazione insomma è stata soddisfacente per oggi. Primo tempo in superiorità come possesso palla, nel secondo tempo avete un po' arretrato per difendere il gol, avete trovato il 2-0, poi nei minuti finali un minimo di tensione l'avete pagata. Sì, una disamina giusta. Primo tempo abbiamo tenuto di più il pallino, poi il secondo tempo è stato il ritorno del Padova, molto aggressive soprattutto sulla seconda palla, siamo riusciti anche soffrendo a creare 2-3 situazioni che potevano chiudere la gara prima, poi prendere un gol all'ultimo minuto che ha aggiunto un po' di sale alla gara.